Un piano per uscire dall'emergenza rifiuti con soluzioni che tengano conto dell'impossibilità del consorzio di bacino di contare sul lavoro straordinario dei dipendenti. Il piano è della commissione straordinaria che amministra Palazzo San Carlo e prevede l'intervento di automezzi inviati direttamente dal comune. È in questo modo che lentamente si sta procedendo a ripulire la città dai cumuli. Restano le tante criticità, via Caduti di Zuberga per esempio, traversa Corallo, via Macinanti, via De Gasperi e fino a ieri sera anche via Trieste, dove dopo la sommossa dei residenti che hanno sparpagliato i sacchetti al centro della carreggiata, i rifiuti questa mattina sono stati rimossi. Un mese che non vanno a piglia, sempre giocato l'umido, la plastica, il cartone e tutte cose. Come ne fa non si sa. Abbiamo chiamato i vigili, hanno detto che nella Papa Charlie i camion non si possono muovere. Per che motivo? Non si sa. Non si sa. Che non te ne ha benzina. E ogni giorno ci mettiamo lui a benzina. In dei camion è bello. Come si deve fare? Non lo so. Ma... Torna a benzina, torna a assicurazione. E allora noi ci sapete che facciamo la spezzatura, allora non è finito. 200-300 spezzatura, allora non è finito. Io non capisco. Mi sono dice che gli provvedimenti, i loro cristiani, io non so. Restano in emergenza tanto il centro che la periferia, nelle zone per esempio di via Tortora, via Starita, il centro storico, a fronte degli interventi straordinari. Resta lo spettacolo indecoroso delle strade sporche come non mai e del lezzo che soprattutto nelle ore più calde si espande per tutta la città. Dal canto loro i commissari straordinari sono impegnati alla risoluzione delle problematiche, come ha dichiarato ai nostri microfoni il commissario Laura Cassio. Credo negli sviluppi positivi. Se sto lavorando come tutta la commissione, il prefetto Mazza e il dottor Scigliuzzo, con un discreto, anzi con un notevole entusiasmo, è proprio perché credo che si potrà arrivare a raggiungere dei risultati che consentano appunto alla cittadinanza di usufruire dei servizi che merita. Un'ultima cosa, dottoressa, la gente, i cittadini chiedono lumi su questa emergenza rifiuti, finirà quando, finirà in che modo? Ma abbiamo appena predisposto un piano che nel corso di questa settimana dovrebbe almeno riportare a livelli di normalità la situazione. Mi auguro che ciò sia, spero anche nel contributo che la stessa cittadinanza potrà offrire con un servizio di avvio, di collaborazione assidua.